see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsis no passaules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando da Loretta Gripsci e bentornati a una nuova puntata di Voci dal Mondo. Oggi è tornata a trovarci Marta Quinteros, mediatrice argentina, per raccontarci e farci conoscere una parte del suo paese di origine. Bentornata Marta. Buongiorno a tutti e bentornati. Uno degli obiettivi principali per cui è nato questo programma è stato proprio il desiderio di parlare e far conoscere culture, storie e tradizioni di diverse parti del mondo. Protagonista di oggi sarà proprio l'Argentina, e quindi il tuo paese di origine, e in particolare le donne dell'Argentina. Questo perché? Perché tra pochi giorni, il 25 novembre, ci sarà la ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E noi vogliamo rendere omaggio a questa giornata parlando della forza e del coraggio delle nonne e delle madri di Plaza de Mayo. Chi sono queste nonne e madri di Plaza de Mayo? Queste mamme e queste nonne, chiamate de Plaza de Mayo, si chiamano così, è un'associazione civile nata nel 1977, le mamme, e poi sono nate le nonne, nel periodo storico della nostra terribile dittatura militare argentina. Sono nate per una situazione molto tragica, perché sparivano i loro figli e i loro nipoti, si è saputo, cioè adesso spiego un po' la storia. Queste mamme cercavano i loro figli scomparsi durante la dittatura militare. Questa dittatura, che aboliva come ogni dittatura ogni diritto costituzionale, ogni diritto che prevede in ogni costituzione, e sparivano. E sparivano, che vuol dire? Nessun commissariato, nessun polizia, nessuna procura dava nessuna informazione di dove si trovavano questi esseri umani, queste persone, questi cittadini e i loro figli. Queste mamme andavano a cercare dove si trovavano e nessuno le dava nessuna informazione, perché questo era parte di un piano, perché non c'è cosa più terribile di non sapere nulla. Non le dicevano c'è in questo detenuto perché ha fatto questo reato, no, era scomparso. Il fatto di avere una persona scomparsa è una situazione psicologica terribile, perché non è ni vivo ni morto, non so dove continuare a cercare, è scomparso. È scomparso vuol dire devo cercare fino alla fine, perché può essere vivo. Allora queste mamme hanno cominciato a organizzarsi, perché vedevano che era una, un'altra, che poi la storia si è saputo che erano 30.000 persone che erano desaparecidos, scomparsi. Allora questa associazione, che come dicevo all'inizio è nata nel 1977, è nata in questo modo. Queste mamme si sono organizzate in questo modo per non essere a sua volta anche loro stesse scomparse, perché trattandosi di una dittatura si hanno messo un fazzoletto nella testa, che è il loro simbolo, un fazzoletto bianco che simbolizzava a sua volta il primo pannolino che si mettevano all'epoca di tessuto, no? Bianco sulla testa, e cominciavano ogni giovedì pomeriggio a girare nella Piazza di Mayo, che è la piazza più importante davanti alla Casa di Governo della Repubblica Argentina, la Casa Rosada. In Buenos Aires. Buenos Aires, assolutamente, sì, Buenos Aires. Quindi queste donne si costituiscono dopo che i loro figli sono stati rapiti e quindi fatti sparire dalla dittatura militare. Certo. Quali azioni hanno intrapreso e portato avanti queste donne per poter avere qualche notizia o ritrovare i loro figli? Allora, la prima manifestazione era questa di girare ogni giovedì per attirare l'attenzione di tutta la comunità, perché le persone comuni non sapevano di questa realtà, che le persone sparivano. Non era che sui giornali si sapesse nulla di quello che accadeva, nulla si sapeva. Le persone
magari un giorno non tornavano al lavoro, gli studenti non andavano più all'università, gli operai non andavano, ma si sapeva chi linea diretta mancava. Questo modo di andare nella Piazza di Maggio e girare era un modo di attirare l'attenzione, l'unico modo durante il processo militare che si poteva fare. Dopodiché loro non prendevano soltanto un uomo, a volte prendevano la coppia. E se la coppia, per esempio, come è successo tantissimo, era incinta, queste donne partorivano in centri clandestini di detenzione. Questi parti venivano in questi centri clandestini di detenzione. Quindi una coppia che veniva, magari l'uomo lo mandavano a un centro, alla donna lo mandavano un'altra. Quindi questi bimbi non si sapeva dove andavano a finire perché loro non le restituivano alla famiglia, quindi a queste nonne. E sparivano anche il loro figlio. Questa è la cosa atroce di questo processo militare, che i figli nati di queste coppie, loro decidevano qual sarebbe stata la famiglia a dove loro le mandavano, o l'orfanotrofio in certi casi. Quindi la famiglia che perdeva il figlio a volte perdeva anche il nipote. Quindi è nata l'associazione Nonne di Piazza di Maggio, perché loro cercavano non soltanto il loro figlio, anche i nipoti. C'è una canzone che parla della dittatura militare argentina, The Gotham Project, dal titolo Epoca. Noi sì, ci fermiamo per qualche minuto e la mandiamo in onda. Sì, 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 ho cercato questo tango perché è allusivo al periodo. Si desapareció aparecerá, creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Cinco años.
Głosy ze świata. Zamana kwega. Wodź din lume. Balsis no passaules. Dinja kambe. Wozis do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galasas mila.